Stavate cercando il posto giusto, soprattutto ai castelli, quell'associazione che potesse regalarvi magie di diverso tipo, quali? Ad esempio, che avesse fosse una produzione di abbigliamento, ma allo stesso tempo dove si possono trovare dei corsi per i bambini, per le mamme, per i ragazzi. Che tipi di corsi, che cos'altro si può fare all'interno in questa associazione? Ne parleremo insieme a Marina Checchi, a cui do il benvenuto. Lei sei la presidentessa di questa associazione? Esatto, sono la presidentessa di questa associazione. L'associazione si chiama Tu ed Io. Esatto, sì. Quindi la prima cosa che vorrei sapere, far sapere ai nostri ascoltatori, come nasce questa associazione, quanto tempo fa e all'inizio qual era l'obiettivo? Allora, questa associazione è nata nel 2013 e è nata come produzione di vestiti per bambini, produzione artigianale, ed è nata, siccome io di formazione sono un'architetta, è nata per portare il territorio all'interno dei vestiti per bambini, che siano comodi, eccetera. Infatti la prima collezione si chiama Mediterraneo. Producendo questi abiti, scegliendo le stoffe italiane, certificate, eccetera, abbiamo trovato una stoffa molto bella, rosa, che era troppo bella per non prenderla, e abbiamo prodotto il primo vestito rosa. Però che prima era cercavate di non scegliere quel colore? No, cercavamo di scegliere tanti colori per tutti, sia maschi che femmine. Quindi non rimanere sul solito rosa per la femminuccia e il celeste per il maschietto. Esatto, anche verdi molto accesi, gialli, ocra, eccetera. Questo abito, che è bellissimo, però abbiamo detto associamolo ad un libro, perché comunque la linea dell'abito può stare anche con un'idea che sta all'interno del libro. Questo libro che abbiamo scelto è un libro della casa editrice 7-9, che si chiama C'è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa? E parla appunto di una bambina che deve essere sempre vestita di rosa e decide di non farlo, di scegliere anche altri colori. Deve essere perché le impongono di vestirsi sempre di rosa? Le impongono, nel suo regno deve vestirsi di rosa, con un castello rosa. Oddio, tutto rosa. Quindi l'associazione poi, oltre a produrre abbigliamento, avete cominciato anche a pensare di farne un posto dove le persone potessero leggere, quindi anche una libreria dove potessero leggere e acquistare dei libri. Esatto, i libri che vendiamo sono, diciamo, tutti scelti in modo molto accurato, sono libri che parlano di diritti, belle favole, ma anche favole modificate. Abbiamo dal Cappuccetto Rosso classico alla vera storia di Cappuccetto Rosso, o al ritorno di Cappuccetto Rosso, in cui è Cappuccetto Rosso che ritorna a cercare il lupo. Invece nella vera storia di Cappuccetto Rosso cosa faceva Cappuccetto Rosso? Nella vera storia di Cappuccetto Rosso delle edizioni Orecchio Acerbo, Cappuccetto Rosso bambina diventa amica di un piccolo lupo e sono molto amici fino a che il lupo cresce. Lui ha una piccola voglia a forma di fragola sotto il collo. Quando il lupo cresce, gli umani dicono, i grandi dicono, è cattivo, va allontanato, e allontanano il lupo. Cappuccetto Rosso cresce, poi succede quello che succede, quindi viene mangiata per caso dal lupo, e quando il cacciatore apre la pancia del lupo e lei vede questo lupo morto, vede la voglia che aveva sul collo e si ricorda che era il suo amico lupo, quindi costringe la nonna a ricucire la pancia del lupo, il lupo finalmente sta bene, diventano amici e il lupo mangia le torte. Che carina, mi piace più questa versione. È molto bella. Allora, invece, tornando a parlare anche dell'associazione culturale Tu ed Io, come mai questo nome? Vogliamo dirlo ai nostri ascoltatori? Magari sono curiosi di sapere come nasce anche l'idea, semplicemente l'abbiamo già detta, ma come nasce anche il nome delle associazioni? Il tuo, ad esempio, come è nato? Allora, il nome Tu ed Io nasce da una riflessione che sta nel fatto che
tutte le persone hanno uguale valore, se sono piccole, se sono grandi, se sono scure, se sono chiare, qualsiasi persona ha lo stesso valore. Infatti diciamo che il sottotitolo di questa di questo nome è Tu ed io siamo la stessa cosa. Il logo grafico è un pesce grande con un pesce piccolo e simboleggia un po' il grande, che può essere la mamma, il papà e il bambino. E però deve essere chiaro in tutto quello che facciamo che i bambini, anche se sono piccoli, hanno la stessa importanza anche intellettiva dei grandi. E invece per quanto riguarda gli eventi che si chiamano Cattive Ragazze o Cattivi Ragazzi, di cosa si tratta e quando ci saranno? Allora, Cattive Ragazze e Cattivi Ragazzi è un evento lungo che è iniziato con una mostra che ho fatto alla fine di novembre, dal 26 novembre, ed è stata la mostra delle tavole originali della graphic novel della Sinnos, che si chiama appunto Cattive Ragazze, parla di 15 delle 15 storie di donne straordinarie come Marie Curie o Franca Viola, che hanno dato diciamo qualcosa di molto importante a noi donne ma al mondo intero. E in questo percorso abbiamo fatto degli eventi invitando per esempio l'illustratore e l'autrice di Cattive Ragazze, è venuto a scuola in negozio, nel retro negozio da noi, Sergio Riccardi, che è l'illustratore, e due classi di una scuola media di Grottaferrata sono venute a parlare con lui. È venuta Cristina Nenna, che è una scrittrice fantastica romana, una ragazza molto giovane che ha scritto due libri molto belli, Monsieur Lavoisier e il segreto della trasformazione, e Fatou e la stella dei desideri. In questo caso Fatou è un libro che parla di uguali diritti per tutti, è la storia di una bambina senegalese che vuole fare l'astronauta. Ed è bello. La lettura è bellissima, soprattutto quando poi si leggono quei libri anche da piccoli, che crescendo non dimentichi, perché esatto, ti lasciano in un certo senso il segno, e anche se alla fine non hanno per forza un finale bello, positivo. Allora, l'associazione culturale, a proposito di grafici, vignette, si trova in via della Vignetta 21-23 ad Albano Laziale. Ci sono due pagine Facebook, Tu ed io Design, dove intanto potete mettere like e vedere le informazioni, foto e quant'altro, e chiedere anche voi informazioni. C'è una seconda pagina che si chiama Circolino delle Lettrici e dei Lettori, Tu ed io, con l'io scritto grande. Vabbè, io penso che iniziando a digitare il Circolino delle Lettrici e dei Lettori già lo trovate, oppure c'è anche un indirizzo email, c'è una pagina, un sito dove potete andare, www.tuediodesign.it. C'è qualcosa che vuoi aggiungere, Marina, prima di salutarci? Guarda, l'ultima cosa è che all'interno di questo retro negozio abbiamo creato appunto un circolo dei lettori, un circolino dei lettori, per cui il mercoledì pomeriggio, forse sposteremo il giorno, e il sabato pomeriggio lo spazio a disposizione dei bambini e dei ragazzi che vogliono prendere i libri e leggerlo ad alta voce fra di loro, che per noi è una cosa molto importante. È molto carina anche. E a maggio faremo un evento in strada di due giorni che si chiamerà Liberando, coltiviamo lettrici e lettori liberi dagli stereotipi. Ci saranno giochi, lettura dei bambini e scrittori che verranno a trovarci. Benissimo, tutti da scoprire, tutta da scoprire questa associazione culturale Tu ed io. Io ringrazio Marina Chicchi per essere stata qui, grazie. Grazie a te.